Ci ho provato anch'io. Pizzicati il gomito più forte che puoi. Praticamente nessun dolore. Com'è possibile? Le varie aree della pelle hanno terminazioni nervose diverse. I nostri corpi sono fatti apposta per essere più sensibili al dolore in punti a maggior rischio di danneggiamento. Le parti importanti hanno più terminazioni nervose per renderci più vigili e in grado di proteggerci, e la pelle spessa, come quella dei gomiti, ha meno rilevatori di dolore. Ovviamente non sto parlando del formicolio e del dolore fastidiosissimo che senti quando sbatti il gomito contro qualcosa. Sì, esatto, quando sembra che ti si stia fulminando il braccio. Ma da cosa dipende allora quel dolore? Da un nervo che si chiama nervo ulnare, che inizia nella spina dorsale e arriva al collo, attraverso il gomito e le dita. Questo nervo è uno dei 3 nervi primari del braccio e ti permette di sentire le sensazioni sulla punta delle dita. Il nervo ulnare è ben protetto da muscoli, grasso e ossa, ma c'è un punto del gomito in cui è esposto, ed è proprio per questo che fa malissimo quando ci sbatti. Tipo la storia di Achille, ecco. Ok, ora sai perché fa malissimo se prendi una botta sul nervo e perché invece se ti pizzichi il gomito non senti nulla. Il prossimo fenomeno è legato a momenti socialmente imbarazzanti. Ok, forse non del tutto. Potrebbe succedere quando la persona che ti piace ti fa un complimento. Esatto, parlo di quando arrossiamo. Se delle farfalle nello stomaco non sono sicuro, sono però sicuro che quando arrossiamo anche il rivestimento dello stomaco diventa rosso. Sì, ci ho guardato. Il rivestimento dello stomaco è quel tessuto che lo protegge dall'acido al suo interno. Quando arrossisci, diventi rosso perché il sangue arriva sulla superficie della pelle. Questo interessa anche lo stomaco ed è un processo naturale, una risposta fisiologica al mutare delle emozioni. Dato che stiamo parlando dello stomaco, potrebbe essere un buon momento per dire che il liquido dello stomaco può sciogliere un tavolo d'acciaio. Insomma, questo acido potrebbe digerire i tuoi stessi organi interni. Per fortuna, quel rivestimento impedisce che ciò accada. Terza scoperta. Sapevi che puoi brillare nell'oscurità? Non correre a spegnere le luci, però, perché ad occhio nudo non si vede. Queste immagini di corpi umani scintillanti provengono da telecamere ultrasensibili. I primi a catturare questi scatti della bioluminescenza umana sono stati i giapponesi. Solo con delle telecamere ultrasensibili si può rilevare l'infinitesima quantità di luce che emettiamo, perché questa è 1000 volte più debole di quanto l'occhio umano possa rilevare. A quanto pare, tutte le creature viventi emettono una piccola quantità di luce grazie alle reazioni chimiche che avvengono nelle cellule. E gli esseri umani sono stati aggiunti di recente a questo elenco. I ricercatori hanno fotografato la parte superiore del corpo di alcuni volontari per diversi giorni. I risultati hanno mostrato che la quantità di luce emessa segue un ciclo di 24 ore. Il bagliore è massimo nel tardo pomeriggio e minimo a tarda notte. Inoltre, la luce più intensa viene emessa da guance, fronte e collo. È interessante notare come questo non corrisponda alle aree più luminose catturate dalle termocamere. Sapevi che al mattino sei un po' più alto di quanto non lo sia nel corso della giornata? Sì, ti ho misurato. No, sul serio, questa differenza di altezza è legata alla gravità, che comprime la cartilagine della colonna vertebrale e delle ginocchia quando ti alzi o ti siedi durante il giorno. Ma quando sei sdraiato, la colonna vertebrale si decomprime e si rilassa. Ecco perché quando ti svegli al mattino, dopo essere stato sdraiato per tutta la notte, sei più alto. Questa differenza non arriva neanche a 2 cm, quindi non partire con scommesse su chi è più alto dopo aver scoperto questa cosa. Piccola curiosità. Gli astronauti di ritorno da una missione sono di qualche centimetro più alti di quanto non siano normalmente sulla Terra, e questo a causa della mancanza di gravità sulla ISS. Tuttavia non rimangono così per sempre. Quando sono di nuovo sulla Terra, la gravità li fa tornare gradualmente alla loro solita altezza. Torniamo ora a un organo di cui abbiamo già parlato, la pelle. Sì, la pelle è un organo. In effetti è l'organo più grande del corpo. Contribuisce a circa il 15% del peso corporeo. Cos'altro fa questo organo oltre a ricoprire il corpo? Beh, svolge funzioni vitali. Ad esempio, ti protegge da danni fisici e biologici esterni. Inoltre previene l'eccessiva perdita d'acqua. Non posso fare a meno di chiedermi quale altre sorprese abbia in serbo per noi il corpo umano, ma adesso passiamo al pianeta animale.
I gufi non hanno i bulbi oculari, bensì hanno dei tubi oculari. I loro occhi a forma di bastoncino non si muovono nelle orbite come fanno i nostri. Per muoversi, quindi, i gufi dovrebbero girare tutto il corpo, ma così facendo farebbero rumore e desterebbero l'attenzione degli altri animali. Quindi, nell'evoluzione, hanno sviluppato un collo che può ruotare di circa 270 gradi e si muovono in modo super silenzioso. Ma perché questa preoccupazione? Sai, per vederci di notte ci vogliono grandi corne, per prendere quanta più luce possibile. Questo è il motivo principale per cui la maggior parte degli animali notturni, come il lori lento o il tarsio, hanno gli occhi grandi. Per i gufi funziona in modo leggermente diverso. Dato che hanno la testa piccola, non possono avere gli occhi grandi. Comunque, anche se queste creature non hanno i bulbi oculari, hanno tre paia di palpebre. Una è per sbattere le palpebre, una per dormire e l'ultima per mantenere puliti i tubi oculari. E i gufi non battono ciglio? Esatto, non battono ciglio. Passiamo dagli animali notturni a quelli con cui hai più familiarità. Miau. I gatti hanno un organo in più che permette loro di sentire gli odori nell'aria. Questo organo si chiama l'organo di Jacobson o l'organo vomeronasale. L'organo di Jacobson si trova all'interno della cavità nasale dei gatti e si apre nel palato. Questo organo può rilevare sostanze chimiche specifiche con i nervi che conducono direttamente al cervello. Non è come annusare normalmente, però. I recettori degli odori dell'organo di Jacobson non sono fatti per catturare gli odori ordinari. Servono a rilevare sostanze chimiche inodori. In altre parole, i gatti riescono a rilevare odori non rilevabili. Ma non solo. L'organo di Jacobson rende l'olfatto più performante, caratteristica utilissima per trovare il latte materno. Immagina che ci siano due mamme gatte e quattro gattini. Ecco, i gattini riescono a capire qual è la loro mamma aiutandosi con l'olfatto. Quando due persone si incontrano, valutano il linguaggio del corpo dell'altro. I gatti di solito lo fanno annusandosi la testa. Questo saluto rilascia feromoni che possono dire molto sull'altro gatto, tipo cosa gli piace mangiare o se è sano o no. Con i feromoni riescono persino a capire se l'altro gatto è felice o lunatico. Tutto grazie all'organo di Jacobson. Ora un'altra curiosità sui gatti. Il loro naso ha creste diverse che formano uno schema simile alle nostre impronte digitali. Esatto, ogni gatto ha un'impronta del naso unica, che si può usare come modo per identificarsi. Ok, gatto, sappiamo che sei stato tu a rompere il vaso. Ci sono impronte del tuo naso dappertutto. Vogliamo fare un accordo? Allora dici cosa sai del cane e di quel DVD tutto pieno di morsi. Amanti dei cani, non mi sono dimenticato di voi. Ecco una leggenda che probabilmente avrai sentito. I cani vedono in bianco e nero. Ma non è vero. Tuttavia è vero che la gamma di colori che possono rilevare è limitata rispetto allo spettro che possono percepire gli esseri umani. La loro tavolozza di colori è composta principalmente da gialli, blu e viola. Il rosso, il verde e l'arancione non li vedono. Questa è sulle tartarughe. Questi animali non possono lasciare il guscio e tornarci quando vogliono, perché sono completamente attaccati. I gusci gli crescono addosso come una pelle e sono composti da 50 ossa, più uno scheletro con colonna vertebrale e gabbia toraciche. Quindi ci vanno pure in vacanza, ecco. Un po' come un camper di cui non puoi mai liberarti.